Ora incontreremo chi è in strada, potremmo dire, un venerabile. Sto parlando di Marcello Candia, che immagino tu conosca già, ma che facciamo conoscere ai nostri telespettatori prima e poi ne parleremo. Mi ricorderò sempre il suo sguardo e anche questa sua attenzione, a voler accogliere tutte le parole che gli dicevo. Sentiva quanto era stato vero il dono che aveva fatto della sua ricchezza ai poveri, il dono che aveva fatto delle suore carmelitane che insegnassero ai brasiliani anche a pregare, e finalmente il dono della sua vita. Dio ci chiede tutto e ha chiesto tutto anche a Marcello, quando gli ha chiesto l'ultimo sacrificio che gli ha fatto liberamente con gioia al Signore. Con Marcello Candia, per la prima volta nella storia della Chiesa, la vita è presentata, oltre che con scritti e testimonianze, con foto e filmati girati, a volte anche diretti, dallo stesso Candia con la sua cinepresa professionale 16 mm. Ritrovati casualmente di recente e sottoposti a un complesso restauro tecnico, riflettono il suo cammino di conversione durato tutta la vita e vengono ad essere quasi un'inedita e coinvolgente soggettiva di un uomo che ha percorso un'esperienza di fede straordinaria. Una vita brillante, trasformata in un servizio totale agli ultimi, è il punto di arrivo di un percorso di maturazione. Marcello, nato nel 1916 in una famiglia di industriali, agiata ma attenta ai bisogni degli ultimi, trascorre la giovinezza tra studi, consegue 3 lauree, viaggi di cultura e turismo. Poi i grandi viaggi intercontinentali, a volte avventurosi e a tratti su piccoli aerei, canoe, jeep. Nelle sue immagini, curate e suggestive, la bellezza della natura, i segni di un'arte originale, il calore della vita della Chiesa missionaria, sin da giovane oggetto della sua sensibilità. Ma il suo sguardo si sofferma sulle drammatiche realtà delle periferie delle città. Vedi che queste periferie avevano delle zone di una miseria spaventosa. Non può essere un gioco di ventura che uno nasce ricco, l'altro nasce povero, e dolorosamente quelli poveri, che sono tanti, devono restare sempre, non dico in povertà, ma in quella miseria che è sottosviluppo, che è offesa alla loro dignità. Sono convinto che questa è una responsabilità di governo, e ho pensato che quella responsabilità è di tutti noi. La sfida, un apprezzato documentario degli anni 50 su un lebbrosario in Brasile, presentava immagini crude e disperate, legate al pregiudizio sulla lebbra come castigo. Nel documentario firmato da Marcello, anche la scelta delle inquadrature rispecchia il suo proporre una risposta alla malattia e alla solitudine che ne consegue, a dare valore alla vita, anche nella sofferenza. E nella fede, il dono agli ultimi si completa con un altro progetto di costruire un Carmelo aperto. Le suore, queste suore carmelitane, vanno a trovare appunto per sostituirsi a quell'abbandono che lasciano i parenti o gli amici, e anche perché bisogna fare un'opera caritativa, perché purtroppo, non avendo lavoro, sono sempre in miseria. E non si va in senso paternalistico ad offrire, ma nel dialogare nasce subito che hanno bisogno di una cosa, di una medicina, di una rete, di mettere a posto il tetto della capanna. Marcello trascorre gli anni della maturità in Brasile, amico di tutti, adulti e bambini. Affetto da un tumore, dopo aver sofferto di più infarti, nel 1983 è costretto a lasciare il Brasile. Sono in pochi a salutarlo all'aeroporto e vola a Milano per affrontare la morte, assistito dai familiari con cui è rimasto in stretto contatto. Non è sufficiente lavorare per il Signore, non è sufficiente pregare per il Signore, ma un mio sbaglio più importante, accettare con umiltà e dedicazione i dolori quando Lui è
come di Vanda. Sapevo che esisteva, ma nella mia ignoranza, nella mia vanità, non l'avevo mai vissuta. Marcello Candia muore a 67 anni. Papa Francesco lo dichiara venerabile nel 2014. Marcello Candia,